Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections. Eccoci tornati con il nuovo appuntamento di Costruisci il modellino di Supercar, la mitica kit della serie TV. Allora, in questo video tutorial faremo l'unboxing del fascicolo numero 96 e 97, dove andremo ad assemblare le spie del pannello dei comandi del tettuccio. Eccolo qui il particolare del pannello dei comandi e poi i supporti delle spie e le varie spie luminose. E non solo, andremo a montare poi la struttura del tettuccio all'interno della carrozzeria, alla quale appunto andremo a fissare il pannello dei comandi e poi le cinture di sicurezza. Quindi andiamo a lavorare sulla parte interna della carrozzeria e andiamo a completare tutta questa zona. Siete pronti per questo nuovo unboxing? Allora iniziamo, vai! Supercar! E prima di iniziare l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like al modellino di Supercar al nostro video e poi cliccate qui in basso per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire insieme a noi tutta la costruzione di questo spettacolare modellino. Qui in alto a destra trovate il link alla playlist di Supercar dove trovate tutti i tutorial già pubblicati. Andate a vedere sul canale l'ultimo video di Mazinga Z, ragazzi, abbiamo ripreso anche l'assemblaggio di questo modellino in cui andiamo a montare il pilastro centrale, diciamo collegato sulla struttura toracica, una sorta di spina dorsale, ragazzi. Stiamo assemblando tutta la struttura interna del modellino, tutto realizzato esclusivamente in ferro, veramente una struttura massiccia. Andatelo a vedere. Detto questo, iniziamo un nuovo unboxing e anche oggi è il giorno buono per fare modellismo. Iniziamo. Andiamo quindi a fare una panoramica di come abbiamo lasciato la carrozzeria di Supercar al termine dell'ultimo video tutorial. Allora, stiamo lavorando adesso nella parte interna del modellino. Abbiamo già iniziato dal tutorial precedente in cui siamo andati ad assemblare diciamo i rivestimenti interni del telaio delle due portiere. Quindi avevamo montato tutti questi dettagli qui in plastica del telaio e non solo, anche la parte diciamo il rivestimento inferiore, che dove aprendo la portiera si vede il battitacco. Quindi questi assemblaggi sono stati fatti sia per la portiera destra che per la portiera sinistra, e in questo video tutorial andremo ad assemblare tutta questa parte relativa al tettuccio completa del comando del pannello dei comandi con tutte le luci e tutte le spie. Quindi sarà molto interessante andare a rivestire tutta questa zona del tettuccio. Fantastico. Ok, dopo questo piccolo ripasso iniziamo un nuovo unboxing. Andiamo quindi a vedere le fasi di assemblaggio del fascicolo numero 96, opera distribuita in edicola dalla De Agostini per collezionisti e per modellisti. Allora, come al solito all'interno troviamo la sintesi dei vari episodi, stagione 4, episodio numero 10, alibi perfetto, la prima parte. Quindi tutto l'episodio riassunto con tutte le varie immagini tratte direttamente dalla puntata. Allora, ecco qui le fasi di assemblaggio in cui andremo ad allestire il pannello dei comandi del tettuccio. Quindi andremo a fissare sui vari supporti delle luci, appunto tutte le luci che andremo a distaccare dai vari cablaggi che troviamo nella parte posteriore del modellino. Quindi li andiamo a collegare. Andremo poi a fissare le varie luci che abbiamo ricevuto nelle varie sedi e così via fino a completare tutto l'allestimento del pannello del tettuccio, che più o meno si presenterà in questo modo. Veramente interessante, non vedo l'ora di accenderlo. E brevemente andiamo a vedere anche il fascicolo numero 97, dove all'interno troviamo la seconda parte dell'episodio alibi
perfetto con tutta la sintesi, ma andiamo subito a vedere le fasi di assemblaggio, in quanto andremo ad assemblare il pannello del tettuccio sulla struttura del tettuccio. Quindi andremo a disporre tutti i vari cablaggi, andremo anche a montare le due cinture di sicurezza che abbiamo ricevuto, e quando tutto sarà pronto andremo a fissare tutta questa struttura all'interno della carrozzeria. Questo praticamente sarà il risultato finale al termine di questa fase di assemblaggio veramente interessante. A questo punto, ragazzi, non ci resta altro che iniziare con le fasi di assemblaggio. Procediamo. E per iniziare andiamo subito a distaccare i seguenti cavi dal nostro modellino. Quindi andiamo a vedere il cavo con l'etichetta W e il cavo con l'etichetta K, quindi non possiamo sbagliare, cavo nero e rosso e cavo rosso e verde. Adesso li andiamo a montare sulle basi. Procediamo. Recuperiamo quindi il primo supporto del primo LED che andremo a montare, eccolo qui, particolare silver lucidato a specchio, guardate che bello, questo sarà il primo supporto che andiamo a montare all'interno della pannellatura. Allora, il LED che andiamo a montare in questo foro centrale è il LED del cavo K, eccolo qui. Allora, orientiamo quindi la base in questo modo e il LED lo orientiamo in questo modo con i cavi in uscita verso destra. Quindi andiamo ad inserire il LED, facciamo sempre attenzione quando andiamo a inserirli questi LED per evitare la rottura dei terminali. Allora, molto probabilmente questi terminali andranno piegati verso destra, verso appunto l'uscita del cavo. Magari li andiamo a piegare in un secondo momento, ok, facciamo una leggera inclinazione, più o meno si presenta così. Adesso lo andiamo subito a fissare all'interno del pannello del tettuccio. Andiamo quindi ad analizzare il pannello dei comandi del tettuccio. Allora, particolare, ovviamente realizzato in plastica, tutto satinato, diciamo la stessa risoluzione che abbiamo già visto sul cruscotto di Supercar, e qui possiamo vedere ricavati già alcuni dettagli del pannello. Qui sono delle piccole spie gialle, come possiamo vedere, con vari dettagli, e qui ancora altri pulsanti di vari colori. Quello che andiamo a montare saranno appunto dei comandi in corrispondenza di queste fessure, all'interno della quale appunto ci saranno questi LED che adesso andiamo a montare, e quindi quando andremo ad accendere il modellino tutta questa pannellatura sarà ovviamente illuminata. Andiamo quindi a vedere le prime spie luminose che andiamo ad assemblare. Qui troviamo appunto tre display con varie spie, quindi spie di questa tipologia. Qui ancora un altro display e qui addirittura un display direi numerico di colore giallo. Allora, questo lo andiamo a montare diciamo nella prima serie di fori che troviamo dietro il pannello. Allora, facciamo una messa a fuoco e questo pannello va orientato esattamente in questo modo, vedete, andrà a coincidere esattamente con questi tre fori, eccolo qui, si presenta in questo modo. Vediamo se tutto è posizionato correttamente, eccolo qui. Ok, adesso dalla parte posteriore andiamo a fissare il supporto con LED che abbiamo già preparato. Va ovviamente orientato in questo modo e facciamo coincidere questo foro con il relativo perno che appunto utilizzeremo per fissarlo. Procediamo. Per questo serraggio utilizzeremo una vite BP. Ed ecco fatto, e come vi dicevo prima, il cavo del LED sarà piegato verso questa direzione, dove poi usciranno per andare a collegarsi sull'altra estremità dei cavi. Ok, vediamo il risultato, eccolo qui,
questa è una piccola panoramica del pannello dei comandi. Ok, adesso procediamo ad assemblare le altre spie luminose che andranno in questa zona. E queste sono le spie luminose che adesso andiamo a posizionare nell'altra sede del pannello. Sono delle spie di colore verde e di colore rosso. Orientando il pannello in questo modo, la spia luminosa va orientata in modo tale che questo LED verde vada a finire nella parte superiore sinistra. Quindi la ruotiamo e lo andiamo a posizionare in questo verso. Fate attenzione all'illustrazione che trovate sulle istruzioni. Andiamo quindi a posizionare il secondo supporto LED che abbiamo ricevuto. Ovviamente allineiamo questo foro con il relativo perno di fissaggio, esattamente in questo modo. Andiamo a fissare anche questo supporto con un'altra vite BP. Ed ecco come si presenta il supporto dopo averlo fissato. Prima di inserire il LED andiamo a verificare che le spie luminose siano correttamente posizionate come indicato sul fascicolo. Eccolo qui, quindi la spia verde in alto a destra con il pannello orientato in questo modo. Ok, adesso recuperiamo il LED del cavo W, eccolo qui, e andiamo a inserirlo in corrispondenza di questo secondo foro. Facciamo attenzione a orientare i terminali in modo tale da piegarli verso destra, perché i due cavi adesso andranno orientati in questa direzione. Facciamo sempre attenzione a premerli correttamente per evitare di danneggiare i due terminali del LED. Ecco fatto. Adesso, come vi dicevo prima, i due cavi andranno orientati verso destra, quindi verso questa uscita, e adesso li andiamo a sistemare con del nastro adesivo in modo tale da fermarli qui in posizione. Andiamo quindi a fissare questo LED con il nastro adesivo, quindi andiamo a prendere entrambi i cavi che dovranno uscire, diciamo, su questo lato del pannello. Allora io utilizzo sempre il nastro pacchi perché ha una resa migliore rispetto a quelli forniti. Ok, così è come si presenta il nostro pannello pronto per essere assemblato sulla struttura. Procediamo. Andiamo quindi ad analizzare la struttura del tettuccio. Eccola qui, ragazzi, ovviamente in linea con lo stesso colore degli interni tipici di kit particolare realizzato in plastica abbastanza rigida. Pannello diciamo satinato, veramente carino, fatto molto ma molto bene. Allora, su questa struttura andiamo a montare ora il pannello. Allora, il pannello va orientato in questo modo. Prendiamo i due cavi, li facciamo passare attraverso questo foro della struttura e andiamo a posizionare il pannello nella sua sede. Va ovviamente orientato in questo modo. Dovremo far coincidere i tre perni che troviamo nella parte sottostante con questi tre fori, in modo tale da poterlo poi serrare stabilmente con tre viti BP. Procediamo. Ed ecco come si presenta la struttura del tettuccio al termine di questa fase di assemblaggio completo del pannello dei comandi. Guardate che bello! E dopo aver fissato il pannello dei comandi del tettuccio, andiamo a disporre i cavi in uscita su questo lato della struttura. Quindi andiamo ad applicare un pezzo di nastro in questo punto e un altro proprio in corrispondenza dell'uscita. Procederemo ora ad assemblare le cinture di sicurezza in corrispondenza della struttura del tettuccio. Allora, vi ricordo che le cinture di sicurezza sono realizzate in tessuto, guardate, sono veramente realistiche, guardate che spettacolo. Ok, ovviamente ne abbiamo ricevute due identiche, ok, e adesso non facciamo altro che andarle ad assemblare.
Orientiamo quindi la struttura del tettuccio in questo modo e in corrispondenza di questa piccola fessura andiamo a inserire l'estremità liscia della cintura di sicurezza, quindi questa libera, e non quella dove troviamo poi il moschettone di attacco che ve lo faccio vedere. Eccolo qui, guardate com'è fatto bene. Quindi prendiamo questa estremità liscia e la andiamo a inserire qui dentro. Ci spostiamo ora a lavorare nella parte interna della struttura e andiamo a posizionare il lembo della cintura di sicurezza in corrispondenza di questo perno, quindi la parte più diciamo esterna l'andiamo a posizionare in questo modo e l'andiamo a fissare adesso con una vite KP. Procediamo. Ed ecco fatto, così è come si presenta la cintura di sicurezza in uscita dalla struttura del tettuccio. Ovviamente andiamo ad eseguire la stessa operazione con l'altra cintura di sicurezza. E così come si presenta la struttura del tettuccio dopo aver montato le due cinture di sicurezza. Eccolo qui, quindi il nostro pezzo è pronto per essere assemblato all'interno della carrozzeria di Supercar. Iniziamo. Ricopriamo quindi il nostro modellino, capovolgiamo la carrozzeria e andiamo a posizionare la struttura del tettuccio, nella sua sede. Allora, facciamo coincidere, i due fori anteriori e i due fori posteriori con i relativi perni che troviamo sulla parte interna della, carrozzeria. Facciamo attenzione a, posizionare, le due cinture di sicurezza devono essere libere e i cavi, diciamo, su questo lato. Ok, fatto questo, andiamo anche a posizionare correttamente le strutture interne dell'intelaiatura che abbiamo montato nel tutorial precedente, dopodiché andiamo a centrare il tutto in corrispondenza di questi perni. Ok, ecco fatto, dovremmo esserci. Adesso andiamo a fissare il tutto con quattro viti GM. Ed ecco come si presenta la parte interna del modellino completa del rivestimento del tettuccio e del pannello dei comandi. Una struttura che una volta assemblata va anche ad allineare i rivestimenti delle due portiere. Quindi adesso geometricamente tutto è perfetto. Guardate che spettacolo. Diciamo che nei prossimi tutorial andremo a lavorare sugli altri rivestimenti, ossia quelli che mancano sui parafanghi posteriori della carrozzeria fino ad arrivare poi al termine, ragazzi. Guardate la parte interna come sta cambiando e comincia a dare i suoi frutti. E poi ovviamente abbiamo già la predisposizione delle cinture di sicurezza che andremo ad assemblare successivamente, e qui i due cavi che provvederanno poi all'illuminazione della pannellatura. Bene amici, eccoci arrivati quindi al termine di questo video tutorial. Mi raccomando, lasciate un super like al modellino di Supercar al nostro video e poi cliccate qui in basso per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire tutta la costruzione di questo spettacolare modellino. Allora vi lascio con la panoramica della parte interna e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!